nel Coceno, a Bono, non lontano da qui, insomma, grosso modo, che per tutti noi sardi, o comunque chi non è sardo, è un personaggio importante, storico, da rivalutare secondo me. Molti scoprono che Gio Maria Angioi non è soltanto una piazza, una via, ma anche una persona, è stata una persona, un personaggio storico. Quindi Le Cartelle racconta di Gio Maria Angioi, ma Gio Maria Angioi visto e tratteggiato con gli occhi di, con gli occhi speciali, due personaggi altrettanto importanti del romanzo, che poi ritroveremo negli altri due, cioè quello, il secondo romanzo della trilogia, il Marchese di Palabanda, uscito nel 2016, e adesso Il Principe di Algeri. Sono personaggi che ovviamente danno continuità al racconto, pur trattandosi di storie diverse, unite però da un unico filo rosso, no? Diciamo così, cosa che è molto, molto attuale. E, chi sono questi due personaggi? Sono personaggi che a me piacciono moltissimo, mi è piaciuto, come dire, crearli. Uno è Julien de Barras, un ragazzo, un bel ragazzo, francese, parigino, scampato alla forca e alla Bastiglia, nel momento in cui nasce e scoppia la rivoluzione francese, e l'altro è Delbac. Delbac è un ex galeoto, un ex corsaro maltese. Tutti e due finiscono a fare le spie, a fare